chiamo Casolino Domenico Antonio, non per merito mio, perché i miei nonni, uno si chiamava Antonio e l'altro si chiamava Domenico Antonio, e non sono potuto scappare, doveva essere per forza Antonio. Io ho 84 anni, perché sono del 27. Sono termolese verace, nato a Termoli, però c'ho un po' di sangue sannita, in quanto i miei nonni materni erano di Frosolone, invece dalla parte di mio padre erano tutte per generazioni Casolino di Termoli. Io come attività ho continuato a fare quello di mia nonna, cioè vendeva il carbone, lei vendeva il carbone e io ho continuato, ha continuato mia madre, poi sono subentrato io con lei e lei ha lavorato per 51 anni, poi è deceduta nel 61, ma io ho continuato e continuo ancora. Il carbone no, l'ho tolto 2-3 anni fa, lavoro ancora alla legna, cioè alla legna delle pizzerie, la faccio io. Come attività ho dei record che nessuno può avere, perché io per ogni invernata spaccavo 5.000 quintali di legna. Sapete quanti sono? Sono 100 camion di legna da 50 quintali l'uno. Nel 61 ho fatto il record, ho fatto 7.000 quintali e il record per una giornata è 93 quintali di legna spaccata e distribuita. Staccata con l'accetta. L'accetta che ho c'ha 70 anni. È l'eredità unica che mi ha lasciato mio padre, perché l'aveva trovato in un carro ferroviario tedesco. Se no noi stavamo a casa affitto e ho lavorato per tutta la famiglia, perché ero il più grande dei maschi. I miei fratelli hanno studiato, sono diventati qualcuno e io nessuno. Invece, sono fiero di quello che ho fatto e, che devo dire, lo rifarei di nuovo. Nuoto, io sono innamorato del mare più che delle piscine. Io vengo dalla piscina, lavoro, sono presidente onorario della Termoli Nuoto, fondata da me, come tutte le società dal 36 ad oggi. Io ho 3 record che nessuno mi può togliere, anche in avvenire, cioè sono un autodidatta. Ho fatto volontariato per decenni senza essere pagato, in Italia non esistono, e nuoto da 75 anni. Ho fatto la prima gara nel 1936, quando mi hanno visto nuotare mi hanno detto: sai, domani c'è al porto una gara, era la vigilia di San Basso, il 3 di agosto 1936. E io ho scritto, ho scritto... a parte il libro, ma tante altre cose, racconto che sopra la murata di una paranza 8 ragazzini di 8 anni l'uno, Balilla, era fascista, aspettano il via per una gara di 50 metri, dovevano toccare, sa che sono le paranze, le barche a vela, la murata della paranza di Vimbetto, 8 mani toccano quella barca, quella che tocca per prima appartiene ad Antonio Casolino. È incominciato così, alle 10.05 sono entrato nel nuoto e non sono ancora uscito. Io ho nuotato sotto i bombardamenti, con la guerra, perché prima ci stavano nuotatori, questi, che sono tutti deceduti, e questi nuotavano agonisticamente col fascismo. C'era un colonnello, li allenava sotto casa mia, che io abitavo sopra la scogliera, scendevo giù e mi buttavo in acqua. E io la mattina li andavo a vedere, mi sedevo là, mi hanno coinvolto. Allora una mattina non ne ho potuto più, sono corso lungo la discesa, mi sono spogliato, sono buttato in acqua e mi sono aggregato a loro, ma loro erano tutti giovani, più grandi. E da quel momento ho cominciato a nuotare agonisticamente, poi loro sono partiti,
sono andati militari, per esempio questo, e il padre di Fedele Rasorsa, Fedele Rasorsa è Rai 1, capito? E questo era un nuotatore, ma è morto, come tanti altri. Io sono questo qua in mezzo, sono vivo ancora. E ho portato la pallanuoto dalla Lazio, perché ho fatto il militare a Roma, nuotavo con la Lazio, e nuotavo la sera con Bud Spencer. E ne ho fatte di gare a migliaia. Queste coppe sono state conquistate negli ultimi anni, perché una volta non si usavano le coppe. Le prime coppe sono quelle nere, quelle hanno una sessantina d'anni, se no ti davano una botta sulla spalla, bravo, ti stringevano la mano e ti avevano pagato. Io avevo una madre mondiale, irripetibile, a 9 anni aveva una rivendita di carbone al Borgo Antico, a 9 anni. In 18 anni ha fatto 8 figli, 3 femmine e 5 maschi. Io ero il più grande, il primo dei maschi, prima 3 femmine e poi 5 maschi. Un maschio è morto a 2-3 anni. E ho visto mia madre lavorare, mi sono affiancato a lei, non sono andato più a scuola perché fatto la terza media, successa la guerra, non si capiva niente, lo sbarco degli inglesi, qua là, io vedevo mia madre lavorare, ho fatto studiare i fratelli, uno è generale in pensione, uno è dottore in agraria, direttore della Federconsorzio a Rovigo, adesso sta in pensione pure lui, e, insomma, sono tutti evoluti, perché io lavoro. Ho scritto questa qua c'era il mercato, no? Adesso ce ne stanno 2 o 3 di mercati, ma al di fuori. E qua si vendeva tutto, pesce, cose. Io ho scritto sul mercato e racconto che cosa succedeva. Ho parlato dei personaggi che frequentavano, capito? Era un teatro all'aperto. Non c'era il ticket all'IVA, un commercialista, questo, quell'altro, non ci stava niente, era tutto libero. E allora la gente viveva meglio, i soldi non ci stavano, ci stava l'amicizia, ci stava, per esempio, si affacciava una donna e dice c'hai una rata pesce da fuoco, sai che significa? Una paletta di fuoco acceso per accendere il carbone che ancora si accendeva. C'è una fronda di patatasilla, una foglia di prezzemolo, e si scambiavano, lavoravano alla calza il pomeriggio insieme alle donne, non c'è stava traffico, non c'è stava niente, sensi unici, non c'è stava niente, capito? E allora si viveva meglio, c'era più cordialità, più affetto, più adesso sullo stesso piano, in un palazzo, non si conoscono. Io ho nuotato un po' dappertutto, in tutto il mondo. Qua è Canada, campione mondiale. Qua è Marocco, campione mondiale. Italia, campione mondiale. Campione europeo in Cecoslovacchia. Porto di Vasto Termoli, di 33 km. Questo è il famoso Paolo Pinto che è morto 6 anni fa. Ha nuotato insieme a me alla traversata delle Tremiti. E ho fatto un'altra traversata nel 96, sta dietro a quella porta. E io dovevo vedere l'acqua, penso subito di immergermi e andare. C'è il lago di Guardialfiera creato con una diga che hanno fatta nella valle del Biferno. E io passavo là sopra e io dicevo, io ci devo nuotare. Sono stato il primo e l'unico. Ho attraversato tutto il lago da solo e la sera da ragazzo, quando avevo questa età, andavo a gareggiare. A Termoli nessuno nuotava, ero solo io, che per non far spezzare il filo della continuità del nuoto. Allora io
con due panini in un sacchetto, una cuffia, occhialini. Uno mi trovava in piazza, ma dove vai? Vado a fare la traversata di Roma. Partivo la sera alle 9, a mezzanotte prendevo il treno a Pescara, facevo 7 ore di treno su quelle panche di legno, senza dormire per niente. Arrivato alla Romana Nuova, a Ponte Sant'Angelo, 11 km di nuoto, acqua cetosa a Ponte Sant'Angelo, fatta 3 volte. Poi non l'ho fatta più perché hanno proibito le gare nel Tevere. Ho fatto 3 volte la mezza traversata, ho fatto 3 maratone dell'Adriatica del Riccione. Io sempre in continuazione, peregrinare, ma sempre da solo, senza società. Ero io la società, l'allenatore, ero tutto io. Però portavo il nuoto termolese nel mondo. È stato in Canada. Canada ha fatto dei risultati magnifici, ha fatto a 70 anni 12,45 sugli 800 e io il 2 giugno vado a gareggiare ancora a Pescara sugli 800. Nella mia società ci stanno 50 master, tutti giovani. Ho chiesto all'allenatore, ma c'è qualcuno che sia iscritto agli 800 così andiamo insieme? Scritto nessuno, fanno tutti 200, 100, 50 e basta. Io invece sul costone dove abitavo guardavo le tremiti, io là ci devo andare, è stato un pallino, ci sono riuscito, se stavo un altro po' me ne andavo sul Gargano, andavo a Roma. E nuotavo col cattivo tempo, al porto con la naftalina tutto sporco e ho creato società di nuoto, ho portato ragazzi in tutta l'Italia, il figlio è venuto dopo, ma io portavo questi ragazzi, questi erano tutti ragazzini, questi è la pallanuoto che ho portato dalla Lazio, ho fatto 6 squadre di pallanuoto, ma tutto volontariato, nessuno mi ha pagato, non ho preteso niente da nessuno. Sull'acqua non posso camminare, perciò volo. Questa è bellissima. Questa me l'ha fatta il Lions Club per la realtà, l'impegno, il senso del dovere che contraddistinguono la sua vita nobilitante nel rapporto con gli altri, che l'umiltà, l'umanità di questo concittadino sia di esempio e d'orgoglio per tutta la comunità termolese. Ed è quella la targa. Ho scritto il libro che chiude in questo modo, quando si è soli nel mare infinito, soli sotto il cielo, si è tanto vicini a Dio. Vado avanti, questo è un pensiero che ho fatto alla presentazione del libro al cinema, vado avanti verso l'infinito per cercare un qualcosa che non troverò mai, perché quel che cerco è dentro di me senza averlo mai saputo. Così mi chiamavano in famiglia, visto fare il poeta, io avevo la terza media. Questo non è di 30 anni, è 2007, 619 concorrenti, il più anziano, a 80 anni, io, solo. Un tedesco mi si era affiancato dopo un paio di chilometri e non mi mollava. E ho detto, questo, pensare questo è forte. Io a un certo momento, la testa sua, la testa mia, la testa sua, non si staccava. A un certo momento ho visto che la sua testa stava all'altezza della mia spalla. E attraverso tento, ho allungato un po', è sparito. 11 minuti di distacco. La vittoria su 5 chilometri. Questo è il record italiano sui 400 e titolo europeo. Questa è la partenza e l'arrivo della 3 km mondiale a Riccione. L'australiana sta con la testa abbassata, si era iscritto con un tempo da ragazzi. Oh, la Madonna, mister Ford, Bacher.
l'ho battuto e sono arrivato primo là e lui quando è rimasto quando mi ha guardato. Adesso mi scoraggio un po' quando faccio una gara, no? Dico, ma prima ci mettevo tanto, no, non riesco a convincermi, non mi sta bene, non lo so. Però alla mia età, che hanno fatto gli altri? Perché sono mondiale? Perché gli altri hanno fatto una vita diversa, forse, non hanno fatto una vita morigerata come la mia, attenta. Sì. Di movimento continuo, io mi muovo in continuazione, non sto mai fermo. Io lunedì sotto una pioggia battente ho scaricato 70 quintali di legno, che è una cariola. Il movimento aiuta molto. Domenica scorsa io ho fatto 200 vasche di nuoto, la mattina mi alzo alle 5, vado in piscina, c'ho la chiave. Apro, mi chiudo dentro, non accendo le luci perché mi potrebbero rimproverare, dici tu consumi la corrente, invece niente. E quando arriva alle 7 l'impiegato che accende lui le luci. Quando gli altri entrano per nuotare io esco e ho compiuto la giornata, però domani si ricomincia.